Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Sono venuta a restituirle il suo libro. Lo hai già finito? L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo. Sei venuta solo ieri. Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo. Quanti personaggi nuovi conosciamo grazie alle pagine di un libro? Quanti amici ci facciamo grazie alle pagine di un libro? Quante risate o quante lacrime echeggiano nella stanza in cui stiamo leggendo un libro? La lettura è generosa, riesce sempre a darci qualcosa, a farci conoscere persone nuove. Insomma, nuovo libro, nuovo amico. Come il surreale, comico, eppure realissimo, Pinuccio. Imprenditore dalla dubbia carriera creato da Alessio Giannone. Pinuccio, che in realtà poi attraverso Striscia la Notizia esiste davvero, è il protagonista, stavolta letterario, del libro di Alessio Giannone Trump Advisor. Donald e Pinuccio in viaggio per il sud Italia e Pinuccio si presenta così. Sogni a parte, col tempo ho capito che per fare i soldi bisogna tessere relazioni e nel mentre ho messo su un'impresa con Sabino, ma non nel senso di un'azienda, dico così perché lavorare con lui è una vera impresa. Nonostante mi possa permettere una Maserati, continuo a girare con una semplice Fiat Ritmo, rigorosamente alimentata da carburante agricolo. Il mio doppio petto è costituito da una t-shirt presa dalla parrocchia, di quelle che ti regalano allo stand della Fiat Agri della Fiera del Levante. E il mio ristorante preferito resta sempre Marietta la Zimbosa, ossia la diversamente pulita, che fa i panzerotti all'angolo. Da qualche anno organizzo le vacanze al sud, soprattutto nella bella Puglia di tanti VIP. L'estate scorsa Sabino è riuscito a chiudere un pacchetto extra gold a Madonna. Sulla spiaggia di Monopoli le abbiamo scritto pure due canzoni e l'abbiamo portata al santuario della Madonna dell'Incoronata di Foggia, che quella è devota e ci tiene. Niente di meno che sul presidente dei presidenti, su Donald Trump, affettuosamente chiamato Donato, perché insomma viene in vacanza in Italia ed è giusto che assuma usi e costumi del nostro paese. Questo improbabile faccendiere, così, che si occupa anche di far fare le vacanze ai VIP, parlando di Trump, davvero parliamo di super VIP, ha l'avventura di fare un viaggio proprio con Trump e signora su e giù per le strade di Puglia. Come ti è venuta in mente questa storia? Surreale, ma con tanta realtà dentro. Surreale sino a settembre-ottobre, poi da qualche settimana quello che ho scritto è stato superato dalla realtà, quindi io devo cominciare a dare i numeri per giocare a Superenalotto, perché ho previsto delle cose che insomma, mi auguravo fossero di pura fantasia. E come mi è venuto? Perché volevo raccontare la mia regione e volevo farla con un personaggio che potesse guardare quei luoghi con un occhio diverso, e quindi chi meglio di Trump, anche perché poi circolò la notizia che sarebbe venuto davvero in Puglia in vacanza, quindi ho unito questo mio racconto della mia regione, non solo, quindi dei luoghi che visito per lavoro, con questo personaggio che naturalmente si è fermato a vedere altre cose rispetto a quello che volevo mostrare. I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia.
Mi soffermo un attimo sulla Puglia, perché la Puglia, insomma, negli ultimi anni ha avuto davvero un esploit grandioso e davvero ha attirato personaggi importantissimi, pensiamo solo a Madonna, ma insomma, ne dico una per dirne tanti. Secondo te il segreto di questa riscoperta, di questa magnifica regione, dove si annida? Beh, sicuramente rispetto a delle politiche che sono state attuate, solo che poi non bisogna far scadere tutto sul marchio, cioè non deve essere un marchio, ma ci vuole il rispetto del territorio, altrimenti poi, come tutte le mode, finiscono. Quindi proprio in questa regione, che è diventato un marchio negli ultimi anni, saltano più all'occhio le cose brutte, perché uno si aspetta di trovare cose bellissime che ci sono, però accanto ce ne sono altre molto meno belle, e io in quest'atto d'amore ho descritto solo quelle meno belle. E che è un po' anche quello che fai a Striscia la Notizia, insomma, perché tiri fuori le segnalazioni anche dei telespettatori, dei cittadini che, insomma, ti sollecitano ad andare, perché a delle volte non si riesce a ottenere niente se non arriva un inviato, che sia Striscia, che sia Le Iene o altro. Questo da una parte è molto triste, da una parte è molto, diciamo, soddisfacente per voi che questo mestiere fate. Sì, da un lato uno ci si aspetta che determinate denunce vengano fatte a chi di competenza, però poi ci si rende conto che chi di competenza, o per la burocrazia o perché c'è troppa roba, insomma, le cose poi vengono un po' abbandonate, accantonate. E poi soprattutto sul tema ambientale, che è quello di cui più mi occupo, di cui la vostra regione ha tanto da raccontare, e infatti vengo anche da queste parti, purtroppo non è un tema che viene preso molto in considerazione. Mi permetto di dire, anche in questa elezioni, questa campagna elettorale che stiamo vivendo, è un tema assolutamente trascurato, quando invece il tema è il tema. L'ambiente è economia, è lavoro, è sviluppo. Invece in Italia viene visto come una cosa, ah sì, ci dobbiamo occupare pure di questa cosa. E abbiamo aree vaste del nostro territorio, da nord a sud, io mi occupo di alcune regioni, però in tutta Italia siamo messi così, dove davvero sarebbe da mettere le mani nei capelli, senza parlare del mare, perché poi il tema inquinamento mare, fra 50 anni ne parleremo, quando uscirà qualcosa di così evidente da doverne parlare, ma stiamo messi proprio male. Senti, tu sei nato e vieni anche presentato come comico anche, fai un mestiere che è molto confinante con il giornalismo e con il giornalismo d'inchiesta, e quindi sei in una veste di reporter di fatto. Che confine è? C'è un punto di confine, e non temi a volte che quel confine con la comicità di professione possa rendere meno autorevoli le cose che invece vai a denunciare con le tue inchieste? Ma forse sì, per qualcuno, però diciamo che la comicità o la satira, l'ironia, è un linguaggio. Io, da quando ho cominciato a fare satira sul web, mi sono reso conto che bisogna arrivare a tutti, perché spiegare un tema difficile non è giusto che rimaniamo in quattro a discuterne perché altri non riescono a capire il linguaggio. Cioè, ci sono trasmissioni in Italia meravigliose come Report che fanno inchieste meravigliose, però quanti riescono a decodificare quel linguaggio? E questa è una cosa che in Italia un po' avviene in tanti settori, quindi credo che la comicità sia un veicolo pedagogico, cioè far capire ai più giovani e meno giovani, a chi ha per sfortuna meno strumenti per comprendere, anche un grande tema. Quindi il confine, sì, se c'è, poco mi interessa, però il mio intento è stato sempre quello di parlare a più gente possibile, credo che la comicità riesca in questo. Qual è l'inchiesta, il servizio che ti ha più indignato? Beh, quello forse in Basilicata, quando abbiamo scoperto delle perdite di petrolio nel centro olio di Viggiano, lì davvero c'è un disastro ambientale di cui non se ne parla tantissimo, eravamo solo noi per 3 mesi lì a tentare di capire, e poi ti aspetti un po' la politica, un po' anche la gente stessa, insomma, una specie di ribellione, però c'è stato poco. E poi vabbè, ce ne sono tanti altri, adesso sto praticamente esaminando varie terre dei fuochi nelle nostre regioni, siamo pieni, non c'è solo la Campania, però anche lì... Sei in azione anche in Abruzzo? Sì, sì, sono stato in azione in Abruzzo nei mesi scorsi e sarò in azione in Abruzzo anche questo mese.
Dove? Non lontano, vabbè, qualche settimana fa ero proprio a Chiti Scalo, dove avete questa bomba ecologica, diciamo, di cui nessuno si preoccupa, ed è una cosa incredibile. Cioè, tu sali su una collina e dici: ah sì, questa collina è tutto, cioè, sono tutte scorie che fanno male, cose pericolose. Dici, come sta collina? Sì. Sì, e quindi sì, sarò in giro in questo mese anche dalle vostre parti. Grazie. Ormai abbiamo abituato i telespettatori di Rete 8 Libri e anche naturalmente i frequentatori della libreria Coop del centro d'Abruzzo, che ci ospita nella rassegna Tu per Tu con l'autore, a frequentare non solo libri ma anche musica, e con grande piacere. La musica è arte come la scrittura e come altre, e poi ci piace, soprattutto ci piace ascoltarla, ci piace anche utilizzarla nel montaggio della trasmissione. In questa occasione abbiamo il piacere di ospitare Piero Delle Monache con il suo ultimo CD, un CD on the road, perché è stato registrato in diverse situazioni dal vivo in giro per il mondo. Allora, intanto non è il primo CD, è il quarto? Sì, è il quarto album a mio nome, e poi ci sono tante collaborazioni che in questi anni ho portato avanti, però è il mio quarto disco. Dicevo prima che appunto sono dei brani registrati dal vivo in diversi concerti. Facci qualche esempio e qualche località che ti ha ospitato. Beh, sono molto vicine e molto lontane da noi, perché c'è una registrazione a Osaka in Giappone, Johannesburg in Sudafrica, c'è Istanbul in Turchia, ci sono delle registrazioni in Italia, Roma, Chieti e la mia città Pescara. Si vive di musica? Sì, allora si vive di musica e per la musica, nel senso che la musica è un grande motore per la vita, e, come l'amore, insomma, è una cosa fondamentale, ecco, non potrei immaginare di vivere senza. Infatti, nella scorsa puntata io ho affermato proprio questo: se dovessi fare a meno di qualcosa, nella famosa isola deserta, affetti naturalmente sì, a parte, libri sì, ma musica anche, perché per quanto mi riguarda mi è impossibile alzarmi al mattino e il primo gesto che faccio è mettere musica. Ci sono persone a cui invece non importa più di tanto, come le inviteresti ad entrare nell'universo musicale? Questa è una cosa molto interessante in effetti, perché non ce ne accorgiamo, ma la musica ci pervade quotidianamente, siamo continuamente, anzi quasi sovraesposti in questo periodo storico alla musica, no? Basta entrare in un supermercato e ascoltiamo continuamente, e questo può in realtà avere un effetto contrario, forse, perché ne ascoltiamo talmente tanta, esatto, che poi abbiamo anche difficoltà ad orientarci. E poi siamo nello stesso tempo, in questo momento, tanto aperti al mondo, tanto multitasking eccetera, quanto chiusi nei nostri recinti, quindi lo inviterei dicendogli di stare tranquillo, di farsi trasportare in questo viaggio, perché di quello si tratta. La musica è un grande viaggio, e questo disco più di ogni altro per me. Quando si parla di libri si dice: vabbè, basta che si legga, rispetto ai giovani per esempio, qualsiasi cosa leggano, basta che si legga. Lo stesso discorso si può fare con la musica, no? Basta che si ascolti. No, allora, in realtà trovo che, ecco, i giovani ascoltino tanta bella musica in questo periodo e anche tanta brutta musica. Quello che cerco di fare quando ho l'opportunità di stare con i ragazzi, anche molto giovani, mi capita, e sono contento che mi capiti, e cercare di insegnarli ad ascoltare, e questo è molto molto importante, così come bisogna insegnare a leggere e distinguere nelle letture, perché
perché sennò si è senza filtri e qualunque cosa arriva e ci sembra tutto uguale. In realtà non è tutto uguale, c'è musica fatta con talento, ma anche con capacità e con contenuti, e musica fatta senza contenuti. Secondo me la cosa più importante è insegnare ad ascoltare e comprendere i contenuti. Poi le forme possono essere le più diverse. C'è tanta musica hip hop fantastica in questo periodo, tanta elettronica, tanto jazz bellissimo, tanto pop, tanto cantautorato. Trovo che sia un momento florido per la musica da questo punto di vista, però poi ci si perde nel mare magnum, no? come nelle proposte politiche. Questo è un periodo particolarmente ricco di scemenze dette in TV. Si può dire scemenze? Scemenze sì, sulla politica basta, perché entriamo diretti in par condicio, no? Perché il periodo è delicato. Torniamo al road movie, al tuo live. Mi hai detto anche che hai avuto diverse collaborazioni, e quindi anche collaborazioni particolari, non solo le sedi sono state particolari di queste registrazioni, ma anche le persone, i musicisti che sono intervenuti. Sì, una su tutte che mi piace sempre raccontare è quella col percussionista turco Mustafa Isleyen, che ha partecipato al disco inconsapevolmente, nel senso che ero ad Istanbul col mio quartetto per un concerto nell'Istituto Italiano di Cultura, e quel pomeriggio prima del check abbiamo fatto un giro per negozi di strumenti musicali, io e il batterista della mia band. Entriamo in un negozio appunto di percussioni, chiediamo al commesso di farci sentire il suono di una percussione, lui suona meravigliosamente. Allora gli dico: senti, ma tu oggi pomeriggio che fai? Ma guarda, sto qui in negozio. Ma noi puoi venire qui vicino, c'è un teatro, facciamo un concerto. Ma guarda, sto con i pantaloncini corti, poi non conosco la tua musica. Gli ho detto: vieni, non ti preoccupare. E in effetti è stata una bellissima esperienza, e quel concerto l'abbiamo registrato. E qualche mese fa gli ho scritto: sai, ho la registrazione, mi piacerebbe che tu partecipassi al mio disco. E sono molto felice della partecipazione di Mustafa, come di quella dei miei compagni di viaggio storici, che sono Tito Mangialaio al contrabbasso, Giovanni Ceccarelli al pianoforte, Alessandro Marzi alla batteria, c'è Flavia Massimo, che è una violoncellista aquilana meravigliosa, che ha contribuito anche lei con un brano, altri due pianisti, Claudio Filippini e Alessandro Bravo, spero di non dimenticare nessuno. È una bella, bella avventura. Queste collaborazioni che ti aprono ti fanno anche capire, immagino, che la musica non è solo americana, inglese, insomma, che arrivi dai luoghi standard dai quali siamo abituati che arrivi la musica, perché si fa musica nelle parti anche meno così sospettate del mondo. Hai citato la Turchia, hai parlato di un tuo viaggio in Giappone, quindi c'è davvero tanta roba e tanto diversa. Sì, tanto diversa, e in questo senso ad essere jazzista, comunque l'avere cominciato a fare musica partendo dal jazz mi aiuta, perché questo è un genere che aiuta molto ad interagire liberamente e quindi a conoscere altri popoli, e anche a portare le peculiarità di ogni zona nella propria musica. Non ci sono in questo disco, per esempio, registrazioni con musicisti africani, però durante una tournée che ho fatto 5 anni fa per il Ministero degli Esteri in varie città dell'Africa, ho avuto l'opportunità di suonare le mie cose con musicisti africani, ed è stata un'esperienza fantastica. Il tuo nome tutelare del jazz? Wayne Shorter. You should be this.
ormai il nostro amico Andrea Magno con Chiare Edizioni, Da qui a un posto comodo, un titolo particolare che mi fa subito venire in mente la domanda più scontata: da qual è il punto di questo posto comodo, immagino sul quale tu, dal quale tu osservi la realtà? Da qui a un posto comodo è la chiusa di una poesia. E ho pensato a questo titolo già quando ancora non c'era il libro, c'erano solo le poesie, e perché a questa poesia sono particolarmente legato, perché la principale poesia di una mostra che ho fatto con poesie su foto, e la foto è di una fotografa mia amica con cui abbiamo allestito diverse mostre. Per cui questa poesia, la chiusa di questa poesia mi ha preso fin dall'inizio ed è diventato il titolo del libro. Come si costruisce un libro di poesie cercando di dare, diciamo così, una univocità, cioè un argomento, un filo portante, oppure sono condizionate dal momento in cui vivi e poi raccolte relativamente a quel momento? Ma in realtà le poesie vengono. Cioè qualunque cosa ti può far arrivare una poesia. Poi il filologico in genere lo trovano gli altri, è una cosa stranissima, nel senso che quando a volte io leggo le recensioni mi ritrovo a scoprire cose che io non avevo. Vabbè, è classico, dentro c'è l'amore e la mia terra, ma poi è sviluppata in diverse maniere: odio, amore, gioia, passione. No, quando scrivo non c'è un filologico sulle poesie, e nemmeno quando faccio il libro, cioè le metto insieme, ne scelgo alcune, ma mi viene di scegliere una piuttosto che un'altra, anche perché non si possono mettere tutte, ovviamente già il libro ne ha 119, fra cui due sono scritte a quattro mani con due poetesse, Roberta Manzin e Anna Dixi, e la foto di copertina è la foto di Monica Conserotti, su cui c'è quella poesia che ha dato il titolo al libro. Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi li incontri per caso, fra le mani di un bimbo, perché... Qualcuno dice che per scrivere bisogna essere in qualche modo sofferenti. Tu condividi questa affermazione oppure si può scrivere anche in uno stato di massima serenità? Ma si può scrivere anche in uno stato di massima gioia, che è molto vicino al dolore in realtà. Però anche in uno stato di serenità si può scrivere. Non c'è una regola, secondo me. Proprio il vivere che ci porta a considerare tutti gli aspetti che arrivano, dal dolore alla gioia. L'anno scorso di questi tempi abbiamo avuto un brutto periodo in Abruzzo e sono venute fuori un paio di poesie e altro. Io non dico mai questa poesia me l'ha ispirata, molti lo leggono, riescono a leggerlo dentro. Ritieni che ne siano a sufficienza di appassionati di letture di poesie così intorno a te? Ma sembrerà strano, la poesia la leggono molti, secondo me. La comprano pochi, ma la leggono molti. Per me la poesia deve essere evocativa, no? Cioè deve dire, ma non ti deve condurre. Tu la leggi e poi sei tu che te ne devi andare dove vuoi dopo aver letto la poesia. Non deve essere un racconto. Andrea Magno, Da qui a un posto comodo, prefazione? Enrico Nascimbeni, come per il primo libro. Qui è stato un po' più duro, però sempre una bellissima prefazione, e lo ringrazio ovviamente. Grazie a te. Come with me.